Salve a tutti amici e bentrovati, sono i prossimi Terry ed eccoci qui. Per il nuovo episodio di FIFA 22, Modern Tour, sono come se Terry e la sua Fiorentina. Dopo il rush fatto nel scorso episodio con 3 vittorie consecutive con l'Inter, Lazio e Torino, molto dure più delle altre, oggi andiamo a affrontare il Paris Saint-Germain per l'andata, poi Sassuolo e forse ci riusciamo anche in ritorno col Paris Saint-Germain stesso. Devo dire che veramente sono estremato dal fatto che ho una sfiga con il microfono che non ho idea. Ho visto una cosa di solito, ho fatto il controllo dell'audio e sembra che mentre il microfono era più basso, era 0, quindi minimal proprio, mentre di solito metto 5 decibel, 7 decibel e presto sì, quasi il doppio, cioè 10 volte più del PlayStation. E vabbè, ora vediamo come va ora, con 5 decibel il microfono, meno 7,8 la PlayStation 5. E andiamo a affrontare il Paris Saint-Germain in questa sfida, una sfida quanto rustica. Di mezzo c'è Sassuolo, ma poi avremo anche Milan e Inter contro nel frattempo. Io direi solo andare in intervista a vedere questo Paris Saint-Germain, vediamo un po'. Allora, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Tapsoba, Diallo, Kessié, Van de Beek, Wijnaldum, Messi, Mbappé, Neymar. Allora, campo. Dovrei guardare quanto è, però che si vedano sono, diciamo, ottimi giocatori, cioè pista, non è che è un ottimo, proprio per essere già un fuori classe, già un 90. L'attacco, vabbè, Neymar, Messi, vabbè. E che ve lo dico a fa, che ve lo dico a fa. E poi hanno difesa con Hakimi che è fortissimo, Marquinhos che è forte, Tapsoba dovrebbe essere forte e che deve crescere, e Diallo che non so quando sarà lui, ma insomma, per me ci farà molto, ma sono un gentleman. E allora, qua cambi da fare assolutamente, c'è gente fresca, e ci portiamo a Ferreira. Il nostro jolly terzino, René che non se ne va, spero che se ne vada. E portiamo un ex del Paris Saint-Germain, che è il buon Dine Bimbe. Dine Bimbe, Bimbe Dip. René, ci portiamo al posto di Maina, anzi di Lindström, al posto di Maina. Posso qui è più fresco, sì, ci portiamo con Koulibaly. Ci dà velocità, quindi ci portiamo con noi. Ok, pronti con l'altro lato a affrontare il tanto, perché è andato da 5, la squadra c'è 90, 90, 87, 85. 86 Savic, poi 85 Milenkovic, 85 Bastone, 5 Dragoschi, 89 Hernandez. Mancano solo i Kakere e Rashid sistemare. Non so se ci sarà un prossimo anno, finisco la terza stagione classica come faccio ogni stagione, però intanto ragazzi, pensiamo al presente, pensiamo al presente e andiamo a giocarci questa andata semifinale. Ripeto, da 3 anni che non c'è, cioè, da penso 19 anni che non c'è, sono 30 italiani in Champions League, c'è anche la Roma nella Conference League a semifinale, quindi in Roma League, cioè nessuno. E qui Martina arriva molto figo, vestitino, spero che sotto il microfono si senta più del dovuto, lo spero tantissimo, da vicino parla più forte che mai. Hello everyone, Hello welcome everyone, to Florence, chi the è quello, il city that attracts capitano? Per so essere many Milenkovic, visitors on penso. an annual basis. Of course there Ma are quello è many Teo who come Hernandez, here for the che football. però a giocare My name oggi, is quindi Derek questo è la Ray and gioco, lo sitting sta alongside me premiando in the qua di commentary box la for Teo my di English diciamo club sta analysis is premiando. Stuart Robson. Sì, uno And on the straordinario. menu, actions Perdona from Mina, Europe's premiamo. premier No. club competition, the Champions Se League. caccherè. This the first leg of the Questo è semi-final. caccherè. It's Fiorentina against Paris Saint-Germain. Ci credo che non Well, riesco this a is what the Champions League is all about. Some of the world's best riconoscerlo per players, two niente, non excellent ci teams and a riesco. great stadium. La Well, let's musica della hope you're not Champions, disappointed. ragazzi, ma sul cuore c'è in italiano. Io sparisco un attimo. Ecco qui lo start inizio della Fiorentina con questa quarta Ferreira con Nice, René, Dine Bimbe, con in banchina, però Dragoschi in porta, Rash, Milenkovic, Bastone, Hernandez, giocando con Milenkovic, Stasic, Kakré, trequartista Almada, attacco stare con Bailey, Vlahovic e Chiesa. Ma il Paris Saint-Germain, noi andiamo ragazzi, visto che il centrocampo è molto fisico e molto alto, se il tuo è più basso era Kessié o Wijnaldum che erano alti quanto Mbappé, che penso già abbastanza alto. Ma vediamo un po' questo grande Paris Saint-Germain, che era anche in panchina, che si sì, totalmente pelato. Quello dovrebbe essere il buon Diallo.
E allora, si trova Roma, Marchino, vabbè, Landbeck, sì, non ci interessa. Non è un po' la panchina. Hanno Navas, Kier, Fekir, Kumai, Pereira, Mukiela, un altro non visto. Questa squadra che non so bene, gioca un po' detto, ma Debeck che sì, Wijnaldum, Hakimi, Martins, Sova, Diallo in difesa, non importa, attacco come bene i mani esterni, Messi da Falsone, vestire Barcellona, stile per Guardiola. Ma non ci frega niente, ragazzi. È questa partita, io ricompaio un attimo. Non ci riesco a comparire. Lo faccio ora? Lo faccio ora, ok. Andiamo, ragazzi, come pensiamo ad altro. Pensiamo a battere questa squadretta. Oh, guarda come corre Mbappé, mamma mia, ce lo fa sedere. Lo fa sedere. Tacco di Almadino. Guarda Federico che è in fuorigioco netto, sì. Oggi batte una back aggressivissima. Grande chiesa, lunga palla. Infatti, che è? Perché non batte Federico? E parte Cacchere. La magia è in fuorigioco, vada Dusan. Bellissima palla per Dusan. Veloce macchina, due si gira. Palla per Cacchere. Che entra in aria, prova il tiro e c'è il gol. La prima azione. Il buon Cacchere, che diciamo un ex Lione. Quindi, questo per lui non dico un derby, ma una sfida importante. Visto che il Lione era una squadra che dominava in Francia insieme a Marsiglia. Poi con l'arrivo delle Sheik per Saint Germain, la Francia è stata tutta per Saint Germain. Non è qualche spezzo che il sembra, ma veramente pochissima roba. Si pensa che anche il fatto che il Saint Germain perda questo l'anno scorso e il cambiato per non creare sospetti che il Saint Germain dominava, e quindi dicevano che ha perso appunto per un credere che loro avessero vita facile lì in Francia. Quindi non so, qualche cosa strana. Dice dia. Intanto noi pensiamo a cosa c'è in da fallo di Van de Beek, cagare che oggi è in formissimo. Questo che porta. Espulso! Espulso Donny, l'ex di Mister 3 del Milan, che forse è una spellera apposta, che è un ex, non vuole farci soffrire. Messi lì che cavoli nuove. Dopo ne ha detto Pereira, un altro operatino. Ora con che si confondono. Teo. Grande Teo. Vai Duce, fatti la squadra, parte Milinkovic. Guarda Federico che non è fuori gioco. Federico, tu e tu con Donnarumma. Prova la botta! Non è entrato poi in aria, ma va bene così. Sta andando bene, anche il nome in meno fa differenza. A me un attacco manca un Neymar che è così in meno, ma c'è sempre il buon Mbappé. Sono Almadino. Palla mette a terra, bastoni. Guarda Federico, ancora lui in aria, Federico. Guarda Milinkovic. Guarda lì, veloce che non è fuori gioco. No, lo era. Allora io la prima Vlosh, però potevo prendere. Ho fatto male, ma mamma rago. Mamma rago. Oh, fermo, fermo. Grande Milenkovic. Guarda come corre Mbappé, il doppio. Ma che riflessi c'ha sto uomo. C'è il gol. Gol di Hakimi. Solo in Mbappé, lo libera comunque subito. Ma se ti lo dicecchio, ma te va corta. Oh, ma veramente è cattivissimo, ragazzi. Cioè, che gioco è lui ricato, però non così cattivo. Dai, cavolo, no. Grande Dusan, fa fallo. Forse sì, forse no, ma intanto buttala via. Bravissimo, lungala tutta. Bravo Federico, ma Messi ci prova a fermare. Ti ferma Cacchere. E Cacchere però non si arrende. Cacchere, vai Cacchere, lascia. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Quei due davanti sono due mostri. In realtà, guarda qui che fa stoppettino, si ha settino. Guarda il buon Vlahovic. Guarda Almadino. E lascia il Tapsoba. Almadino. Poi lui. Si gira. Va a cercare Chiesa. Il tiro. Stavolta è da uno. Stavolta Chiesa non sbaglia. Ma qui abbracciamo Almada che ha fatto un passaggio illuminante. Scelta saggia. Preferito non rischiare troppo. Anche di poterci il gol, però un po' troppo largo. Va bene così. Guarda perché di sinistro potevo lo fulmine che poi ce lo copre. Ma non è fuori il gioco. 2-1, la prima noi, però dai ragazzi non mi sono finito con la presa. Meno che sia botte, ma in 10 dobbiamo cercare di resistere, dai. Non c'è un altro gol. Vai Federico. In demono Federico per il gol. Federico. Guardano due con Cacchere. Federico, ancora lui può entrare in aria. Però lui la botta. Tutte le portiere. Veloce. Ah, pensavo che stava tirando, se no non lo passavo. Again, sì, però qui proprio si è allontanato tantissimo, ma in alto può tirare. E vabbè, Milenkovic non buttala. Ma che cavolo stanno a fare questi? Devo prendere quadrato lì. È vicino tempo, 2-1. Questo palleggio in aria da bastone in range, però veramente assurdo. Proprio c'è che ho tutto caricato e quindi fanno saggi cortini perché l'uomo è lì. E gli potrei fare più gol, mi raccomando, più gol. Ok, la partita non ce la fa vedere, però c'è un credo che fosse un po' stanco, forse il più usato per adesso. Perché anche con Hakimi non c'è vita facile, per il buon Belly, che deve essere un po' spegnersi.
qualcuno c'è anche Mbappé. Un pericolo. Forse anche questo Chiesa è così stanco. Ma dai, sono in 10. Sono attaccanti meno. Sono attaccanti meno, però guarda. Chi è quello? Cop Meyers, infatti. Ma chi sei tu? Ma è quello Atalanta. Vabbè, no, dai, si è tolto Milenkovic, dai, si è tolto. Ma cosa Milenkovic? Guarda qui come si muove, è a lui sul pallone. Qui, vabbè, forse lo segnerò. Guarda, si è tolto. Ma chi può andare sul pallone con questo movimento verticale? Mi si interessa del pallone, ma com'è possibile questa cosa? Dai, parti Leon, allunga il pallone. Guarda Vlaovic, la duce Nola che lascia lì. Il buon Marchino Vlaovic può andare a cercare con la Chiesa il 3-2 e niente di grazie a Chiesa Day, sempre lì al punto giusto. Qui ci stava la partita che veramente veloce, abbiamo messo le strette, ci stava il tiro, però meglio dall'accesso di sicurezza. 3-2 ancora una volta, ancora uno in vantaggio, e va bene così. Chiesa oggi, diciamo, opportunista, molto opportunista oggi. 57 partite in Champions, uno dei migliori. Ragazzi, che lo sbaglio di passaggio è colpa mia, però. Guarda, che l'aveva presa, ma passò, che l'aveva presa e poi non è riuscito a darla. Impressionante. Ancora faccio che corre, vabbè, lì può correre più di lui. Che sì, così veloce non lo è, dai, su. E perdiamo, vada a chiesa, è il 4-2, tripletto di Federico. Cioè Almada, beh lì, e Vlaovic ha fatto l'assist a Chiesa. Tutto il tratto l'assist al nostro 10, fuori classe. Devi poter fare qualche cambio, sì, vai che sei un po' stanco. Su mettiamo il buon René, ex di 1-2, e poi il dinamico verso di Vinquis Savic, un ex della partita. Questi tre gol, Chiesa può uscire, Grande Chico però, 4 gol fatti dalla Fiorentina. Dai, su, che fai Pereira? E chi la passa? Fa un compagno velato? Dai che lo fermiamo, dai che li fermiamo ancora una volta. Corri Dushan! Ha sbagliato! No! Dai, non c'è. L'aveva presa lui, l'aveva presa la Vlaovic. Vabbè, qua Diallo che sta lì, non so perché, è un attacco, tipo Lione con le... Atalanta. Ma Dragoschic è ancora fa giocare i suoi compagni. Belli, non sbagliare. Cacchierer. Hakimi lo ferma. Dice più, ragazzi. 4-2. Nonostante il Messi in 10 è stato molto difficile, ma ce l'ho fatta. E che si può attaccare il pallone. E vabbè, no. Va bene così. Non voglio interviste. È stato un cumulaccio. Ho visto, ho fatto due assist sia per Chiesa che anche per Cacchierer. Quindi. Attacco che siamo so bene, anche molto altruista. La Danda sta ancora lì, a un punto a noi. Io direi che fare giocare di serve con Sassuolo, non fallo e forza. Lui uffici aver giocato, suffice anche io. Don't pressure, importante, vedere lui al massimo, quindi va bene così. Cioè, siamo tra 3 overall. Scott, Loan offer. Loan to buy. No. Delegate only loan. Ci pigli sopra il prezzo, va per favore. Scott è il nostro grande talento. Al nostro solo. Lo calcio ha vinto. Come te in più. Tutte le note in più. Noi siamo. Dobbiamo iniziare forza. Se no, siamo dietro. Ecco, da solo c'è tanta pressione. E non ci sarà neanche il nostro Dusan Vlaovic. Lo sono undicesimi. Mi sa, a quanto difficile mi sa. E allora, vediamo un po' di fare qualche cambio. Io ho chiesto a portare ancora una volta perché vende sta straordinaria. Sono tutti in forma. Però con Paris Saint Germain potremmo giocare forse con i titolari stavolta. Perché, ragazzi, i titolari? Perché in pratica c'è. Cioè, è 4-2. Con qualche riserva, qualche cambio buono. Possiamo anche tenerci con Paris Saint Germain. Ma comunque Berardi mediano. Berardi mediano, lo farà il devasto Berardi. Cioè Badacino, non so che ricordo, che è forte ma è un po' lento. Non gioco di Dolai cosa so perché puntiamo anche a vincere il campionato. Quindi lo guardo l'andata. Ci facciamo la Juve, tutti chiusi, facciamo un gol e basta. Che belli. Ah, Vlaovic. Ci ho fatto ancora ieri a Dundushan. Si fa palleggi, felicissimo. A Sassuolo qui con Gigi, siamo al Mapei Stadium
sia se Reggio Emilia, Sassuolo, un'estate più bella che c'è in Italia, è tutto dire che non c'è il Lund Stadium, cioè senso che hanno un carattere molto vecchio, poi c'è il Sassuolo Udinese, che ne sta facendo e poi Sassuolo, e andiamo tutti cacare. No, capo sono tutti vecchi. O almeno sembra essere bello il mappeggio, se l'hanno scelto come stadio per la fine Coppa Italia. Comunque, saltiamo tutto e nella fronte a questo Sassuolo. Andiamo ragazzi. Romo. Romo e Remo. Guarda qui, non c'è fuori gioco. Grande Drago. Ma qui proprio Romo è incredibile. Ha fatto un salvataggio incredibile sul pallone e poi ha fatto l'azione che doveva fare. Comunque, grande è qui Drago. Vai ragazzi, qua c'è il fallo, ammonizione. Ah, espulsione, ma è tutta espulsione. Posso avere il fallo fuori di Suarez? Buono, lui è quello che c'è un prezzo ogni volta. Suarez. Posso avere il fallo in favore? Vabbè, fallo da dietro con tutte le gambe. E gioca a volte impazzisce. Ma no, manca un pescatore in mezzo. But he obviously knows his own body and thinks he can't perform at his best anymore. Oh god. Non ci posso credere, non ci posso. Cioè guarda qui l'azione che tra che forse fa il devasto. Allora va lui e quello con una palla mortifera. Prega troppo fuori. Palla che sbatte attraverso. Questo gioco ha visto che il palla sbatte attraversa. E poi c'è il gol. Veramente assurdo. O dal Madino? No. Almadino. O dalla Chiesa? Bellissimo, ancora Sergio per Chiesa. Che entra in area. Pro il tiro. Consigli la para. Questo è il fallo dell'espulsione, no? Ok, palla forte. La barriera è abbastanza bassa. La palla ha fatto quella, non ci credo. Prima gol l'ha fatto in campione di punizione. Una paduccia che ha fatto la bomba. Boom, l'ha piazzata. E facendo anche il gol con Izzo, finalmente torna a fare gol con un tempo. Ho chiesto come fare. Se riesco a prendere la mia sempre, non ce n'è per nessuno. No. Bella Vlahovic. Almeno bella, bella Sergente. In area il tiro. Ecco, è Jorkan. Ma chi sei? Ma che sei? Ma cosa vuoi? No. Almadino. Chiesa, no, veloce, Chiesa, il tiro con la parte del portiere e la c'è Badashilo. In pratica, Belica guarda Ghana 1-1, che davvero sa di puzzo sotto il naso per quello che sta accadendo. Va bene così, hanno ovviamente intenso solo vincere. Dopo l'uomo di Vlahovic su punizione, mi fa un altro gol, ragazzi. Chiesa, vuoi che quello che è un po' fedi? Lascia a Bjorkan, come si, cavolo si chiama, grande Chiesa, lascia lì proprio, mamma mia Chiesa, che strappo. In area c'è Kadushan col destro, ancora doppietta il nostro Kadushan. Qui, proprio qui, proprio qui, proprio lui. Sì! E lui sì, il nostro numero 6, il nostro CR7. Anche io forse lui però è il 7. Di V7. Va bene così, 2-1. La riprendiamo però... dopo qualche cambio, tipo Teo, Belì, che sta per me può farci a fare partite di fila. E tre gol fatti in 28 partite, straordinario. Ci gioca meno degli altri e fa più gol degli altri. Ecco, mi va a fare. Guarda che apertura ora i Belatti. Perfetto, tutti di prima. Oi, oi, oi. Oi, oi, tutti di prima, oi, oi, oi. Oi, 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 ho paura, paura, paura. La passa a quello, la passa a quello. Mamma Rago, rimane che così passanze non la cosa lì. Ah, in 10 fanno più di me, non ci credo. Stiamo dovendo ogni azione da gol, però dopo sono un po' spento. Dice loro no, non spengo. Guarda Aghito, parti. Bella palla di Aghito per il Bailey, Leon, il nostro Leon. Guarda Gonzalez ora? No! So Bjork ha fatto 2 miracoli, ha fatto 2 miracoli. Non ho capito. 3-1, saremo primi un punto dell'Atalanta e oggi c'è il passaggio al ritorno. E oggi c'è il passaggio al ritorno. Partita dura, Lazio San Pedro 2-2, Venezia ha battuto Spezia 2-1. Ma la siamo lì. Vlahovic fa sì. Attenzione, Ranieri venduto, non ci posso credere. Ranieri venduto.
offerto per... Ma che succede? Tutti vogliono comprare i giocatori. La Fiorentina vende ora? Io vendo pure Montenau. Spiace, ma intorno ai 69 siamo a poco. Comunque, ragazzi, vediamo qui l'episodio perché. Perché vorrei un po' conservare. Cioè, vorrei vedere controllare se video è avuto un buon di audio o no. Poi staccare controllo durante la partita. Faccio partite così. Non voglio vedere troppo tempo. Diciamo così. Comunque, fino a qui l'episodio di oggi. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a commentare, a dire la vostra. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove trovo le live. E su vari social come Facebook, Instagram e TikTok. Così per stare di più sul lavoro, godervi altri contenuti e materiali da me offerti. Non ci vediamo al prossimo episodio. Da prossimi Terry. Passo e chiudo.